La lunga notte dei ricercatori si è svolta ieri, 27 settembre, nel complesso di San Francesco, organizzata dalla scuola IMT Alti Studi di Lucca. La Bright Night è un appuntamento annuale che si svolge l'ultimo venerdì di settembre in 250 città europee e dal 2005 è promossa dalla Commissione europea. Scopo dell'evento? Trovare un terreno d'incontro tra il mondo della ricerca scientifica e il grande pubblico. La terza missione della scuola IMT è appunto la divulgazione, come ha ricordato il prorettore Emiliano Ricciardi. La terza missione è la missione della scuola. Dopo didattica e ricerca noi dobbiamo parlare con il pubblico, parlare e far conoscere quello che facciamo e far conoscere anche quello che la ricerca scientifica oggi riesce a produrre e come. L'idea che ci sta dietro non è soltanto far vedere quello che viene fatto, ma è anche quello di far crescere uno spirito critico nelle persone e soprattutto, come dicevamo, ci rivolgiamo soprattutto ai più piccoli. Oggi ci sono tanti laboratori che spaziano dall'informatica fino alle neuroscienze. Andiamo veramente a trattare tutti i temi che svolgiamo qui alla scuola proprio per dare una maggior consapevolezza alle persone. Per spiegare le attività svolte, i ricercatori si sono avvantaggiati di metodi alternativi e divertenti per coinvolgere i più piccoli, con esperimenti, spettacoli, attività didattiche, visite guidate ai laboratori, giochi scientifici ed altro. Allo stand di René Sanchez Rodriguez, ad esempio, si spiega a bambini cosa sia l'intelligenza artificiale attraverso un gioco. E stiamo provando a spiegare come funziona il machine learning attraverso il gioco, quindi con questa storia proviamo a fare ai bambini comportarsi come farebbe un computer quando noi gli chiediamo di fare una classificazione. Gli spieghiamo che ci sono degli animaletti che si sono persi nello spazio e devono metterli nel pianeta con la sua famiglia e amici. Alla fine loro normalmente commettono qualche errore e se le spiega che è esattamente quello che succede quando noi gli chiediamo al computer di fare le cose, per quello dobbiamo stare molto attenti a utilizzare questo strumento.